Questa è una meridiana, ovvero sia uno strumento astronomico per poter determinare il mezzogiorno vero del luogo, che differisce dal mezzogiorno dei nostri orologi, che è una convenzione. Mentre questo ci dà il tempo vero della città di Napoli e soprattutto il mezzogiorno della città di Napoli. Ripulita e restaurata, torna in funzione la meridiana della Villa Comunale, costruita dall'architetto napoletano Stefano Gass nel 1834 e collocata quasi di fronte alla chiesa di San Giuseppe sulla riviera di Chiaia. Alla sommità dell'obelisco, che costituisce lo gnomone del dispositivo, è stata riposizionata l'originaria sfera di bronzo. Con questi strumenti astronomici si riesce a comprendere bene che cos'è il giorno, come si alternano le stagioni e come le persone, fino all'arrivo degli orologi meccanici, potevano determinare il tempo e la loro giornata. Il restauro conservativo, con la sorveglianza della soprintendenza archeologica, è stato realizzato grazie alla collaborazione fra il Comune di Napoli e l'associazione Friends of Naples, che ha promosso una raccolta di fondi. La sfera in alto di bronzo era pericolante, per cui l'architetto palazzo del comune l'ha fatta rilevare dal nostro amico Giuseppe Giordano di Roma Restauri e ci ha interpellato e noi ci siamo offerti di fare il crowdfunding. Sono felice e grato sia al comune che alla sovrintendenza. È un pezzo della storia della città, è un pezzo della storia della nostra villa comunale, questa meridiana che era stata vandalizzata e distrutta da molti anni, finalmente ritorna a quella che è lo suo splendore iniziale, e questo è già un piccolo antipasto di quello che poi sarà la grande ristrutturazione della villa comunale, che partirà tra qualche mese. Abbiamo completato i progetti approvati in conferenza dei servizi e sta partendo la gara, quindi nel 2024 ci sarà questo grande intervento di riqualificazione.